Avanti Toscani dei motori, eccoci con un'altra coppia, anche loro partecipanti al recentissimo Nido dell'Aquila. Come dico io spesso, si allargano le telecamere ed appare alla mia destra, ovviamente per educazione, Eleonora Parri e alla sinistra Riccardo Parri. Quindi Riccardo è il fratello di Eleonora e Eleonora è la sorella di Riccardo. Una bella famiglia da corsa. Che oltretutto adesso vi presenterò e vi farò sorridere, perché mi hanno raccontato delle cose che veramente non si può non sorridere. Perché la cosa, partiamo da questo piccolo discorso. Ora, Riccardo al Nido dell'Aquila con una Opel Corsa A6 ha praticamente vinto la classe e il gruppo A. Ma udite udite, quando da piccolo lo portavano ai rally, lui aveva paura. Quindi arrivare a ribaltare praticamente tutto quanto, ora chiederemo a Eleonora com'era e il perché di questa mutazione. Com'è stata, visto che tu mi hai detto che ovviamente da piccolini vi portavano a vedere tutte le gare, beh, qua in Toscana insomma basta ti giri, o c'hai un rally, o c'hai una regolarità, sì, o hai il motocross, o hai la bicicletta, o hai, che ne so, fermi non state mai? No, infatti. Niente, avendo il papà e lo zio appassionati, chiaramente ci hanno avvicinato a questo mondo. E Riccardo inizialmente era più piccolino, aveva paura, piangeva, era un disperato quando andavamo a vedere le gare. E poi piano piano, insomma, crescendo, dalla paura è diventata passione. Ed è così, perché... Sì. Come dico spesso, la passione è il carburante della vita, quindi... La benzina. La benzina, quella cosa che ti comincia a rodere un po' dentro, ti fa e via andare. Bene, quindi tu hai fatto un bel debutto, anche qui ragazzi, scusate quando vi racconterò del debutto, sarà troppo bello. Perché lui ha come navigatore ha debuttato nel 2006 a Rally Continental e la cosa bella è che ha fatto moltissima strada. Perché alla terza PS addirittura hanno annullato rally, quindi forse, ragazzi, mi raccomando, voi che organizzate, non se li vedete nell'elenco iscritti, annullate prima, non si sa mai. Da preoccuparsi. Comunque, insomma, facevi il navigatore, però non avevi paura, dai. No, no, allora, la passione era tanta, e, è stato uno stimolo proprio andare a correre, insieme a Mirko Mochi con una 106 N2, mi ha proposto di andare a fare questa gara al suo fianco sotto un diluvio. Io mi ricordo che era nel primo trasferimento, mentre andavamo sulla prova diluviava, fra l'altro si perse anche la marmita, quindi subito prima gara sotto l'acqua di notte, la prova di Sassetta, ho detto l'università. Se arriviamo in fondo a questa prova è già una vittoria. E invece poi purtroppo quando ci stavamo divertendo e anche giocando la classe, niente, hanno annullato il rally perché la stagione non era ottimale. Però ecco, sotto questo lato qui i rally dovrebbero andare avanti anche con le intemperie. Vabbè, e veniamo ad Eleonora, che anche questo è un bel debutto, perché lei ha debuttato al Rally di Lucca di quest'anno. Quindi poco meno di 2 mesi fa. Eh sì. Ok? Sì. E ovviamente, come voi già saprete, la prima prova del Rally di Lucca l'hanno annullata e l'ha fatta in trasferimento. Sì. La seconda, quando era lì che finalmente stava facendo un po' di cose, ha fatto solo miseri 2 chilometri. Poi basta. Silenzio. Quindi un debutto anche tu, un bel botto. Sì, col botto. No. Ora, mettendo insieme tutte queste vostre negatività, siete andati lì al Nido dell'Aquila dicendo come minimo, c'è il terremoto, no, perché non c'è uno, però ci abbiamo anche pensato. Bene o male, con questa benedetta macchina che ti hanno offerto, che poi non è una macchina semplice da guidare. No, è una macchina divertente perché è piccolina. Quindi è una macchina divertente. Quanti cavalli ha più o meno? Circa 140. Però sì, vabbè, avevamo questi problemi che ci hanno un po' penalizzato a livello classifica, però era la prima volta che correvo su terra
È stata una bella esperienza, una bella esperienza. È piaciuto almeno? Sì, sì, bellissima, una bellissima esperienza. Meglio l'asfalto o meglio la terra? Beh, io l'asfalto ho fatto 3 chilometri. Hai fatto tanti trasferimenti, facciamola sì, così. Sì, però la terra ha il suo fascino. Ha tutto il fascino, è vero. Questo ha è il suo fascino, sì. Dunque, anche perché tu poi, oltretutto, avevi fatto quest'anno, hai partecipato a uno slalom e già al Casciana. E al Casciana, con due vittorie. Con due vittorie. Poi dopo hai fatto anche altri due ritiri, però vabbè, ci si ricorda le cose positive. Certo. Ora hai vinto classe gruppo A e da qua a Natale che si fa? Vediamo dai budget. Da budget ci piacerebbe anche un'ottica di provare ad andare sulla terra con un iscriversi al campionato, un race day, oppure fare qualche altro spot su o terra o asfalto per fare voi chilometri. Potete vederli perché li abbiamo inquadrato per evitare la pubblicità occulta, ma hanno un bello sponsor fatto bene, per cui fondamentalmente sono persone che già stanno andando portando avanti tutto quanto. Ma tu sei deciso a fargli da navigatore? Io sì, se lui è fiducioso e continua a portarmi, anche perché la signora Eleonora nel frattempo è mamma, è sposata, mamma, e dove lo trovi il tempo? Per le passioni il tempo si trova. Vedi? La passione è passione. Oltretutto, ragazzi, quando è sposata un ex pilota, quindi fondamentalmente non è che sei andato a, vero? Sì. E i bimbi, adesso i tuoi bimbi quanti anni hanno? Allora, il grande è 14. Per cui quindi, già la mena col motorino? Sì, ce l'ha già. Va col motorino, viene dietro a noi, ci fa assistenza, quel che può perché è ancora piccolo, però ci pulisce vetri, zio, tutto a posto, ha bisogno. È così. E il piccolino invece ha 8 anni. E lui? E lui no, ancora. No, ancora no, guarda le macchinine. Sì, viene, però gioca alle macchinine, sul tavolo all'assistenza. Diciamo che respira il profumo della benzina. Sì, è la mia, è ancora più piccolo. Il suo è ancora più piccolo, però insomma. Beh, insomma, avete proprio messo su una bella squadretta. Sì, sì. Grande family. Beh, ragazzi, l'importante è divertirsi e soprattutto fare le cose, come dico sempre, con passione, con la volontà e soprattutto per divertirsi. Certo. Perché al momento stesso in cui uno partecipa e comincia a essere tetro e pensare non faccio così perché non ho le gomme, perché non ho il muletto, io parlavo ai miei tempi eccetera, ma vai, divertiti. No, io sono sempre andato su per quella cosa, io sono sempre andato con l'istinto di divertirsi. Perfetto. E allora è sicuramente un valido personaggio e di cui sono felice di averlo presentato qua a Toscana TV Motori, perché noi vogliamo la gente che abbia passione, certo, e soprattutto che si diverta. Certo. Divertimento deve essere la cosa primaria. È un hobby, non ti obbliga il motore, eccetera. Se non ti diverti. No, appunto. Sentite un po', allora dov'è che vi vedo praticamente da qui alla prossima? Siamo proprio in fase di decisione perché c'è queste cose in ballo, quindi se Pistoia? No, terra. Forse terra, forse andiamo o alla Val d'Orcia oppure su asfalto, vediamo Pomarance, vediamo. Insomma. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Gossip, di solito la cura Gabriele Michi. Lo dite a lui, così dopo noi diffondiamo il verbo quando facciamo le nostre discussioni in studio e così tutti sapranno che Riccardo alla mia sinistra ed Eleonora alla mia destra finalmente ritorneranno in gara da qualche parte. Sì. Io li ringrazio perché sennò hanno accolto la nostra invito ad essere con noi in studio e soprattutto, come dico spesso, ringrazio voi per l'attenzione e perché ogni tanto si cerca di raccontarvi delle storie che altrimenti voi non conoscereste. Sì. Grazie a voi dell'invito. Buona serata. Grazie. Buonasera.